Amici di Mirado di Rado, bentornati in questo video infrasettimanale in cui utilizzo un sapone che mi è stato regalato qualche tempo fa ma che non ho utilizzato mai. Ed è il Palmolive Men in Stick. Questo è per il mercato tedesco. Ora, faccio mea culpa perché non ricordo di chi è il regalo. Palesati nei commenti o palesati su Telegram, non lo so. E il prossimo video poi ti ringrazierò a dovere. Si presenta un po' come lo stick della Spike, infatti qui si tratta di scartare. Allora, io non so di che cosa sappia. È verde, è mentolato, è come la Palmolive mentolata. È un verde, sì. Estratto di palma, ci sono con estratto di palma. È un tallovato. Ha un ottimo profumo. Il pennello che si occuperà di far sviluppare il montaggio in viso una volta passato lo stick, come anticipato nello scorso video, è un altro Tuxedo, il più venduto tra i Tuxedo, probabilmente lo Yaki Sagrada Famiglia, nodo da 24. Uno dei pennelli definitivi, probabilmente, di tanti tonsori. Un grandissimo ritorno, il Wilkinson Classic. Ma da quanto tempo non utilizzo sto rasoio? Dentro cui ci vado subito a mettere uno Derby Extra. Questa è una Stainless. Ma da quanto tempo non utilizzo il Calimero? È parecchio, un bel po'. Derby Extra, chissà, morbidina come la metta. Morbidina, vediamo un po'. Ci entra, sì. A posto. Intanto perdo la manualità, ok? Ok, niente, piccolo residuo di qualcosa. Rasoio, tra l'altro, mi è sbuttato lì proprio senza vergogna. In tanti hanno notato che non c'è più l'asciugamano piegato, no? Come tanto tempo fa. Questo perché ora utilizzo questi piccoli bianchi, no? Molti di questi sono di Ikea. Perché appunto, se dovessi procurarmi dei red point, almeno si potrebbero candeggiare in tranquillità. Palmolive in stick. Che sulla barba deposita una leggera quantità prodotto. Io direi basta così, tanto questo sono sicuro che svilupperà tantissimo. E fu così che non sviluppò una mazza. No, vabbè. Male che va, si rimette.
acqua. Caruccio sta sapone. Le mie solite annacquate, olè. Ma io direi che si può andare, eh? Si può andare dove? Se non... No, vabbè. Si può andare con Wilkinson Classic, con dentro una Derby Extra. Vamos. Riutilizzare il Wilkinson Classic dopo tempo è un piacere, eh? È un piacere. Un buon primo giro, andiamo col secondo.
senza aggiungere ulteriore acqua, solo qualche goccia presente sul viso, ma non ho aggiunto altra acqua al pennello. Tutto quello che ha sviluppato nel montaggio precedente. Più di tanto io con Wilkinson Classic non riesco a ottenere. Più di tanto non va, però. Il mio amico Riccardo, che saluto, ciao Rick, che lo usa spessorato. Ha delle lamette a cui ha tagliato il filo, quindi sono soltanto dei blocchetti, e che spessorano il rasoio. Conferendo maggior stabilità alla lama e un gap leggermente maggiore.
un passaggio assassino come non facevo da tempo. Benissimo, la rasatura è conclusa. Io qui ho un po' di dermatite che niente, si è ripresentata forse al lavoro l'organizzazione di un po' di eventi, ci sta caricando un pochino, allora esce fuori, però adesso un po' di crema, un po' di idrato di salvia e risolviamo il tutto. Allora, sapone palmolive classic, scatolina va chiusa, con estratto di palma ed è talloato. Allora, la fragranza molto leggera, molto un po' fresca, niente di particolarmente spiccato, è già asciutto tra l'altro, lo posso riporre tranquillamente, niente di particolarmente spiccato, dicevo, molto discreta, non è rinfrescante, gelida, a parte che io non ho mai trovato gelida la verde, però come la palmolive verde in tubo. Non so se lo era e non lo è più, perché la confezione è un po' in là con il tempo, ma non credo, perché Colgate Palmolive, non so, non mi sembra un prodotto molto antico, poi magari mi sbaglierò, ma non mi sembra molto vecchio. E poi il suo dovere l'ha fatto in maniera egregia. Questi sono prodotti che non sbagliano, eh? Attenzione. Sono prodotti che non sbagliano. La grande distribuzione, andiamo sul sicuro. Naturalmente dobbiamo essere consapevoli di utilizzare un prodotto da grande distribuzione, quindi con sostanze che magari possono non essere così salubri, ma a me francamente interessa poco. Nel senso, ci faccio caso se un prodotto come Terra Italica, ad esempio, è totalmente naturale ed è anche un buon prodotto, perché è fatto con criterio. Però se poi mi vengono a dire, guarda, qui non c'è niente di nocivo e poi non funziona nemmeno, dico, vabbè, a sto punto mettici una cosa che me lo rende utilizzabile. Dipende un po', è un discorso un po' così, un po' contorto, ma insomma, spero che si sia compreso, altrimenti, come non detto, mi sono intrecciato. Vabbè, pazienza. Prodotto che fa il suo, lo fa molto bene. Io sono molto incuriosito dagli stick, perché è una gestualità che non padroneggio, e quindi mi è capitato anche di utilizzare uno stick montandolo nel pugno col pennello così, e non è andata male, forse il Valobra, se non ricordo male, è andata bene in tutti i casi. Io ho Valobra, Spike, Lea e Palmolive in stick. In tutti i casi me la sono cavata più che bene. Il Wilkinson Classic con dentro la Derby Extra. Allora, il risultato è ottimo, niente da dire. In certi punti più di questo io non riesco ad andare, ma sono io che non riesco ad andarci. Io non ho un angolo molto aperto quando vado in zona collo, avrete notato, no? Io in zona collo parto così e poi piego, perché seguo un po' il movimento che c'è qui,
se riuscissi ad andare in questo senso, probabilmente avrei una superficie più piatta da sfruttare, un po' come fa Andrea Tarenzi, no? Che lui qui sotto arriccia, tira e fa ta 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 in questo modo qui, e, o meglio di qua, si fa ta 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 in questo modo. Non riesco a fare così perché la mia crescita è devastante, infatti qui sotto sapete bene che zona sia, e, però era contropero, è andata, insomma, è andata benissimo. Più delle volte quando utilizzavo, adesso magari lo riutilizzerò più spesso, il Wilkinson Classic, dicevo sempre, io vado e mi fermo qui, che se poi insisto spacco tutto. Infatti un pochino qui sul labbro mi sono pizzicato, ma va benissimo così. Il Sagrada. Il Sagrada, tutti quelli che lo posseggono, in rari casi l'ho visto sul mercatino. Forse il manico è piccolo, è la prima volta che lo utilizzai quando me lo prestò Eugenio. Lì dissi, ciuffo, sì, manico piccolo. Poi in realtà mi sono abituato alla gestualità dei manici piccolini e quindi l'ho comprato, l'ho trovato su AliExpress con difetto. Io non ci vedo un difetto, va bene così. Se lo sanno loro che difetto è, a me frega niente. Ottimo pennello, ottima soluzione, un sintetico che non tradisce mai, che gestisce ogni tipologia di sapone, dall'arzoppa alla crema, senza alcun problema. Anche, abbiamo visto, lo stick depositato in viso. Con cosa potrei chiudere? Con quale after potrei chiudere dopo Palmolive, Man Classic con estratto di palma? Con qualsiasi after, perché è il classico sapone all'antica, quindi ci mettiamo quello che ci costa di meno, visto sullo scaffale del non so cosa, del negozio, ma io ci metto Denim Gold. Denim Gold comprato per fare il rapper tanto tempo fa. Buono che è, mamma mia, che buono, un pochino più dolce rispetto al denim, denim original. Una 619 praticamente ti fa questo in faccia. Però manco tanto. Manco tanto, cioè non è così potente. Certo, i denim sono potenti, lo sento nel naso che è potente, però la rasatura tutto sommato è tranquilla. Si manifesterà qualche rossore, ma tanto lo sappiamo. E la rasatura di stasera è venuta fuori un po' così. Volevo riutilizzare da tempo il Wilkinson Classic e allora mi sono detto vabbè dai, stasera lo utilizziamo, anche perché è un rasoio che non mi permette di ottenere un risultato come piace a me, cioè estremamente liscio. Mi piace il BBS, c'è poco da dire. Con Wilkinson Classic non ci riesco personalmente e allora mi sono detto lo utilizzo di sera, infatti ora sono le canoniche, aspetta che vi mostro l'orario, come sempre. Dove sta l'orario? Eccolo qua. Le canoniche 23:42, ormai registro i video serali in orari improbabili. E in questo modo, tanto poi l'indomani la ricrescita un pochino c'è e quindi di sera ci può stare. Di mattina, quando faccio magari la barba di sabato, preferisco un rasoio diverso rispetto al Wilkinson Classic. Ma sono miei gusti, non è che questo è da sera, no. È da tutti i giorni, da tutto il giorno. Io poi che ho sdoganato la rasatura serale, c'è gente che non riesce a radersi dopo le 10, per esempio. Il mio amico Joe non riesce dopo le 10. Dopodiché si fa male. Sì, sono abitudini. Oppure la pelle proprio che dopo una certa ora non tollera più la lametta.
Quindi è nata un po' così, è nata per caso. Poi ho aperto l'antina dell'armadietto e ho visto, insieme al Wilkinson Classic c'era un po' di saponi. Volevo utilizzare un Le Perlusienne, quello che mi ha regalato Claudio, però forse lo utilizzerò nel prossimo video, vedremo. Anche perché voglio utilizzare il Bruce, che è tanto che non utilizzo. Quindi probabilmente nel prossimo video vedremo quel Le Perlusienne che mi ha regalato lui, non ricordo come si chiama, e il Bruce. E poi vedremo tra rasoio, lametta e dopo barba. Poi ho detto, vabbè, siccome non so di che sa questo sapone, poi magari mi inventerò un dopo barba al volo. Nel taglio del video che ho fatto tra primo e secondo giro, sono andato a scegliere l'after. E quello che ho visto tra i denim, ho detto, ma un sapone così da tutti i giorni, da papà, da nonno, che si faceva la barba con lo stick, ci metto un after di conseguenza. Volevo prendere il Classic, ma poi il Original, lo Classic, come si chiama? Original si chiama. Volevo prendere l'Original, però mi sono detto, no, il Gold, voglio questa sensazione più dolce, più gold. Penso. Va bene così, basta. Quanto tempo è passato? Beh, dai, mezz'ora che stiamo in giro. È mezz'ora. Intanto io ho la maglia con gli Stormtrooper. Stormtrooper sulla Abbey Road, no? Che attraversano la Abbey Road, come i Beatles, no? Come i Fab Four. A proposito di Beatles, recentemente ho ereditato, è brutto, sembra che la persona in questione sia defunta, in realtà no, me l'ha regalato, però è un'eredità fondamentalmente, un impianto stereo composto da quattro elementi, equalizzatore, sintonizzatore, equalizzatore con amplificatore, sintetizzatore, quindi il blocco centrale a cui si collega il sintonizzatore AM/FM, LW anche, e piastra cassetta, riproduzione e registrazione, quindi piastra tape, e piatto giradischi Philips, tutto Philips del 1975. Si tratta di capire, intanto l'ho pulito, si tratta di capire se funziona, è in uno scantinato da 20 anni probabilmente, si tratta di capire se funziona, devo ancora collegarlo alla corrente, ma credo che sia tutto in ordine. Mal che vada, io posso ripararlo, perché comunque è elettronica discreta. Elettronica discreta significa ci sono componenti abbastanza grandi, visibili, per esempio ho buttato uno sguardo nelle grate e vedo le resistenze, quelle cicciottine, non i rettangolini microscopici, poi vedo resistenze con i piedini, quindi elettronica discreta che io so abbastanza maneggiare, perlomeno mi ricordo come si fa, poi caso dovesse servire, insomma mi diletto un pochino, però voglio vedere se funziona ancora. Sono sicuro che debba essere sostituita la puntina del giradischi, perché so che è rotta, quindi quello è d'obbligo. E così potrò suonare dei dischi. Poi mio suocero me l'ha dato e mi ha detto, guarda, io ho anche gli LP. Poi se vedi che funziona tutto, ti pigli pure gli LP. A questo punto metto un, come si chiama? Il mobile di Ikea, che una volta era Expedit, quello classico a blocchi dove ci si mettono i cassetti, Kallax, sì, una volta era Expedit, ora è Kallax, e con dentro i vinili, quindi vediamo un po' se in studio riesco a fare una cosa carina, magari proprio sul Kallax metto lo stereo, no? Anche se volevo trovare un mobiletto, però i mobiletti costano abbastanza, insomma, ho visto che, quindi quasi quasi lo metto uno sull'altro, gli elementi su un tavolino e tanti saluti. Tra l'altro, siccome di cassa ce n'è una sola e l'altra non sa che fine ha fatto, quasi quasi
pensavo di collegare dietro all'attacco RCA un trasmettitore Bluetooth, in maniera tale da poter mettere un bel impianto Bluetooth in casa e una soundbar, qualcosa insomma di abbastanza interessante, per poi poter godere di questi vinili. A me più che altro il vinile mi interessa. Sì, la cassetta sta lì, se qualcuno ha un tape da farmi riprodurre, metto lì e si va. Non so se è alta fedeltà, ma credo di sì. Se c'è scritto hi-fi, allora sì. Ma nel 75 gli impianti erano tutti hi-fi, quindi credo di sì, credo proprio di sì. È predisposto anche per il CD. Molto strano, perché nel 75 non so se c'era il CD. Beh, di sì, però. Predisposto per il CD, bah, vedremo. Oppure quello è un pezzo integrato successivo, non ne ho idea. Però non c'è il CD e non mi interessa nemmeno. Tutto questo per dire che potrò riascoltare i dischi dei Beatles, perché mio suocero ce li ha. Vabbè. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora. Io che sono appassionato di rock, ma soprattutto di bella musica. Per bella non intendo solo quella ben realizzata, ma anche quella ben riprodotta. Non sono un amatore degli impianti hi-fi chissà quanto, perché non posso comprarli, però ecco, quando ho l'opportunità di averlo in dono e di rivalorizzarlo con tutto il cuore, quindi spero insomma presto di potervi far ascoltare qualcosa dal mio impianto. Detto ciò, ho raccontato un pochino di me, come al solito in questo periodo. Parlo un po' piano perché è tardi e non urlo come al solito, infatti devo pompare un po' l'audio in questo periodo. Comunque io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio fortissimo, fortissimo. Vi do l'appuntamento al prossimo video e come sempre, ciao da Manuel e da Mirabile.